Io ho fatto per 10 anni il mondiale, però finché non passi dall'altra parte e ti rendi conto quante cose ci sono da organizzare, non ti rendi conto. Cioè il pilota è totalmente all'oscuro di tutto quello che c'è dietro. Io insieme ai tecnici facciamo piani insomma, di lavoro per le gare e anche per tutta la programmazione del campionato. È un'impostazione del fine settimana della gara. E poi comunque c'è anche tutto un discorso di preparazione da casa per la gara successiva. La mia esperienza da pilota è molto importante perché tante volte il pilota scende e al capo tecnico fatica a spiegare un po' il problema della moto. Lì intervengo magari io che da dentro la pista riesco a vedere queste cose e parlo con il capo tecnico, così riesco a spiegare meglio il punto di vista dalla pista. Se in pista l'unica musica è quella della moto, nel box regna il suono dei cacciaviti. Nell'applicazione meccanica l'uso del cacciavite è di fondamentale importanza e grazie all'ergonomia e al grip che abbiamo sui cacciaviti beta riusciamo a fare anche nel racing degli interventi veloci e con sicurezza. I see the mechanics working and I know how difficult it is because I've also done it in the past, but their level is just another level. I pay attention and I have a lot of respect for them. Garrett è un pilota che delle volte è molto focoso, quindi comunque delle volte bisogna cercare di farlo stare comunque più calmo possibile. Invece Nozane è molto freddo e calmo. そうですね、自分は本当にメカニックがそんなにあのメカっていうかそういうバイクを整備したりするっていうのが ほとんどできないので、自分はよく見てるのは本当に好きですけど、本当に何ていうんですか、バイクのレースの搬入の人が本当に形がない状態でバイクが来て、そのままチームが1日かかりで、そのバイクを組み上げていくんだとかを見て、本当にすごいなっていうのと、 Da pilota vivi questo mondo in un modo completamente diverso. Anche se non sono più in moto, comunque la soddisfazione di raggiungere dei risultati o dei piloti comunque del team è bellissimo.